E lo so che state cantando tutti in coro, ma tra poco ascolteremo il brano completo perché intanto io sono felicissima e onorata di poter parlare proprio con un grandissimo della nostra musica italiana. E partiamo dai giovani leoni, alle tigri, ai gatti, un po' di tutto praticamente, tutti gli animali, tutta la foresta, cioè tutta la fattoria praticamente. Maurizio Vandelli, Ciao Paola, buongiorno. ciao Paola, tutto bene? Benvenuto. Benissimo, benissimo. Ok, ciao. E complimenti sempre perché quando ascolto la tua musica, Maurizio, io mi gaso. In questo caso, devo dire che questo album che ho ascoltato con molta attenzione, te lo dicevo anche fuori diretta, Emozioni Garantite, sono davvero delle emozioni garantite. Sì, è stata una mia botta di immodestia aggiungere garantita la parola emozioni. Perché sai, sono un po' sempre, sono molto irriverente e cerco sempre di essere ironico, quindi ho messo garantite solo perché la canto io, insomma, nient'altro. No, vabbè, del resto ti chiamano il principe, voglio dire, quindi da sempre. Beh, È stata è una storia. una storia Dimmi. lunga, mi dicevi, no? No, quella del principe era stata una storia lunga perché tutti credono che sia un complimento, mentre praticamente è stata un'offesa di un amico modenese che è tornato a Modena dopo il successo italiano soprattutto e dice non saluta più, ma cos'è un principe questo qua? Cioè praticamente è come dirmi la parolaccia, insomma. Come per dire te la tiri praticamente, no, però non penso proprio, non penso Esatto. proprio a Maurizio Vandelli, tutta invidia, diciamolo. Eh beh, anche perché l'ho incontrato e non lo conoscevo neanche. Ecco, quindi come fa a saperlo, a parlare? Senti Maurizio, io, vabbè, della tua carriera ci sarebbe tantissimo da raccontare, da dire. Facevo l'esempio delle Tigri, dei Giovani Leoni, degli Equipe 84, chiaramente. Quest'album è uscito il 29 settembre, tra l'altro. Sì, queste sono le idee originali dei discografici, però in teoria dovevo uscire a settembre, quindi hanno scelto quel giorno, chissà perché, non mi ricordo perché. Ma infatti anche io me lo chiedevo, me lo domandavo, cioè chissà perché ha scelto il 29 settembre, però è stata una bella data, secondo me. E secondo me è stata una bella data, anche se in realtà il titolo della canzone è 29 settembre, ma nella seconda parte dice oggi 30 settembre, quindi ormai è 29 settembre, c'è niente da fare. E mi ricordo anche, ho sentito diverse volte anche i tuoi racconti, che questo 29 settembre, la voce anche del cronista che parla, è stata anche una tua idea. Sì, è una mia idea, però vantata da altre 20 persone. Non capisco perché quando c'è un'idea ci si mettono addosso in 20. Molti dicono che l'idea è stata loro e io credo, se ben ricordo, che l'idea sia stata mia. Anzi, ne sono certo, però lasciamoli dire. Quindi sfatiamo questa cosa e diciamo che l'idea del 29 settembre, del cronista che parla e che dice oggi 29 settembre o oggi 30 settembre, è di Maurizio Vandelli. Sì, anche perché quando Lucio me la fece ascoltare per la prima volta, lui diceva solo 29 settembre, 29 settembre, perché suonava il pianoforte. E poi diceva 30 settembre, 30 settembre. L'idea del io volevo Paladini, tu non te lo puoi ricordare, era l'unico giornalista del TG, era lui, molti lo chiamavano Orecchione perché aveva due orecchie alla Dumbo. Io volevo lui, però non poteva, roba del genere, quindi abbiamo preso Come mai questo volevi proprio speaker. lui? Ti piaceva Perché particolarmente? era l'immagine del telegiornale, capito? Del telegiornale, quindi il giornale radio andava benissimo. E volevo lui perché c'era solo lui in quel periodo. E quindi volevi lui. Esce questo album, è uscito questo album con 13 tracce scelte da te, collaborazioni con Battisti, però ci sono anche due brani che tu non hai, con i quali non hai collaborato con Battisti, perché no, per esempio, giusto? Sì, perché no? E amarsi un po'. Sono due brani che io conoscevo meno, che ho scelto perché riascoltando un po' il repertorio di Lucio di quel periodo, eccetto non ho ascoltato quelle che ho voluto incidere nell'album, cioè quelle 10, le altre tre sono andato a cercarne le canzoni che non conoscevo e quelle mi hanno colpito particolarmente perché devo dirti che anche Giulio, oltre a quel genio del mio amico Lucio, anche Giulio scriveva delle cose da paura, non scriveva dei testi, scriveva dei film proprio, era una cosa meravigliosa.
In Perché No, per esempio, che è uno dei brani con i quali tu non hai collaborato con loro, se non adesso, ho notato davvero che c'è un arrangiamento un po' diverso. Tu hai detto che sei molto fedele all'arrangiamento, però ho notato un piano molto elegante in questa versione. No, non ho detto che sono fedele all'arrangiamento, ho detto che volevo mantenere le caratteristiche delle canzoni, cioè non fare come fanno molti artisti che se ricantano un brano conosciuto, magari lo svisano, fanno altre note, fanno arrangiamenti molto strani. Volevo che il brano restasse com'era in un certo senso con la mia voce, però ovviamente sono arrangiamenti un po' più moderni di allora, ecco. Ho sentito bene. E parlando di arrangiamenti e parlando di chitarra, chiaramente, io ho letto anche che una tua chitarra tu la chiamavi la Vergine di Norimberga, è vero? È stata la beh, sai, qui andiamo quasi ad offendere i miei genitori che, dicendo sta cosa, perché fu la prima chitarra che mi regalarono i miei genitori. E probabilmente, non essendo sicuri se quella chitarra avrebbe realizzato qualcosa nella mia vita o cose del genere, credo che avessero speso, non so, una cosa come 10 lire, non lo so. Era una chitarra tremenda dove per suonarla mi sanguinavano le dita della mano, per cui ecco perché la Vergine di Norimberga, sai che era una tortura. Però è servita a rafforzare Maurizio Vandelli perché oggi suona in maniera pazzesca. Beh, insomma, faccio quello che posso. Diciamo che il mio primo è cantare, poi suonare la chitarra, certo. Cosa manca oggi a Maurizio Vandelli? Cosa ti manca ancora di fare? C'è qualcosa che ti piacerebbe fare che ancora non hai fatto? Guarda, le cose che ho fatto, credimi, sono davvero, davvero tante. Cos'è che non ho fatto? Buttarmi col paracadute, non lo Ecco, so. vabbè, si può fare. No, però non lo farei. Ecco, va bene, lasciamolo, lasciamo perdere quello, facciamo altro. Senti, Maurizio, io sono felicissima di poter ascoltare con te per intero il brano Un'avventura e ti ringrazio per essere stato con me in questa giornata. Ricordiamo che ci sono 13 tracce in quest'album, ma la cosa bella di quest'album, oltre un libro e tutto il resto, è il fatto che gli utenti, gli ascoltatori o comunque tutti coloro che amano la musica potranno anche cantarle queste canzoni, perché ci sono le tracce karaoke. Certo, questa idea di emozioni garantite mi è nata durante quel periodo pesante della pandemia, dove mi rendevo conto che la gente era triste con queste mascherine, occhi lucidi, facevano lo slalom al marciapiedi per evitare di essere troppo vicino delle persone e c'era una tristezza in giro gigantesca. Ho detto, perché non fare un album e un concerto per far divertire loro, per farli emozionare, per renderli felici almeno per queste 2 ore di concerto. E allora l'idea è stata quella di farli cantare. Cioè, io ho scelto il mio amico Lucio perché avevo collaborato tanto con lui e perché io credo ancora che ancora oggi sia uno dei più grandi in assoluto mai avuti in Italia. Per cui ho fatto questa operazione e dato che era nato dal fatto che tutti in concerto cantassimo insieme, ho detto, beh, mettiamo anche l'album con le sole basi, così si divertono in macchina a casa a cantare brani super conosciuti. E lo faranno sicuramente perché questi brani non solo sono super conosciuti, ma anche in questa chiave più moderna realizzata da te sono veramente straordinari. Quindi grazie mille Maurizio Vandelli, ti aspettiamo in live e non vediamo l'ora di vederti anche dalle nostre parti in Sicilia. Va bene Paola, grazie. Salutami tutti gli amici di Radio Studio 90. Un bacione a te, grazie. Grazie Maurizio Ciao. Vandelli, noi vi salutiamo e ascoltiamo insieme, la cantiamo tutti insieme, Un'avventura, la versione appunto Emozioni Garantite, Maurizio Vandelli. Ciao Maurizio, grazie! Paola. Maurizio, grazie, grazie, è stato un Figurati, piacere, veramente, grazie di cuore, figurati, complimenti sempre. piacere mio. Piacere mio Paolo, un bacione. Ciao tesoro. Ciao.